Nome? Isabella. Francesco. Cognome? Pelissotto. Della Valle. Età che attribuirebbe al suo collega? 20 anni. 18 meno meno. Quale materia insegna? Inglese. Inglese. Se potesse avere un superpotere, quale vorrebbe? Vorrei poter volare. Non morire. Film preferito? Forrest Gump. C'era una volta in America. Ci presenti i suoi animali domestici? Nina, una bellissima meticcia di 5 anni. Zen e Wasabi sono due gatti British Shorthair. Quale altra lingua straniera conosce? Il tedesco e lo spagnolo. Portoghese, francese, un po' di islandese e di tedesco. Qual è il primo ricordo che ha del suo collega? Io ricordo di quando è arrivata Isabella, forse non era proprio quando è arrivata lei, però che abbiamo, c'è stato un periodo in cui abbiamo collaborato parecchio insieme, prima che io arrivassi per un periodo all'ITI, e me la ricordo come una presenza molto positiva, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista comunque come persona. Io non mi ricordo il primo momento, però mi ricordo quando abbiamo organizzato insieme il viaggio a Oxford, che è stato un momento appunto dove abbiamo condiviso tanto, è stato molto bello. Dica al suo collega una cosa che lo faccia ridere. Non la conosco abbastanza, da questo punto di vista, devo essere sincero. Cioè, ti sei pettinato stamattina? Era troppo facile, però questa è spuntata. Cosa invidia del suo collega? Scelga tra queste opzioni. A. I capelli. B. Il fascino. C. La professionalità. D. La simpatia. Dovrei dire i capelli, sarebbe scontatissimo, ma non dico quello, dico la simpatia. La professionalità. Un giorno in mensa per pranzo ci sono solo due opzioni: risotto con i funghi oppure hamburger di chianina. Quale non sceglierebbe e perché? L'hamburger, perché cerco di limitare molto il consumo di carne. Il risotto con i funghi, perché per me i funghi sono illegali. Tra quelli che ha fatto, quale viaggio rimane nei suoi ricordi più belli? Perché? Sicuramente l'anno scorso sono andato per la prima volta nel paese di mia moglie ed è stato piuttosto emozionante per me. Il mio primo viaggio a Berlino, che poi sarebbe stato il primo di una lunga serie, proprio perché è la mia città del cuore. Un suo studente le ha appena mancato gravemente di rispetto. Ci mostri la sua reazione attraverso gesti ed espressioni facciali, senza usare le parole. Qual è l'errore più frequente che i suoi studenti fanno in inglese? Non mettono le S alla terza persona singolare, al semplice. Beh, si dimenticano spessissimo degli ausiliari, soprattutto nelle domande. Ci lega questo scioglilingua. If 6 Swiss switches were watching 6 Swiss watch wristwatches, which Swiss watch wristwatch would the 6th Swiss switch watch? If If 6 Swiss witches were watching 6 Swiss watch wristwatches, which Swiss watch wrist watch would the 6th Swiss switch watch? Non riesco. Professoressa Pelissotto, ci traduca questo proverbio in inglese: non svegliare il can che dorme. Don't wake up the dog sleeping. Professor Della Valle, ci traduca questo proverbio in inglese: una mela al giorno toglie il medico di torno. An apple a day keeps the doctor away. Saluti gli studenti del San Marco in lingua inglese. Love you, bye bye. See you next time. Bye. Enjoy. Ottimo, democratico.